Eccoci di nuovo all'appuntamento con il meteo, una buona giornata, una giornata con moderata instabilità, soprattutto a ridosso dei rilievi. Vediamo quello che succede guardando le immagini che ci arrivano dallo spazio. Eccole qui, in realtà senza di nubi sull'Italia, sta arrivando però una nuvolosità alta e sottile che andrà però ad interessare principalmente le due isole maggiori. Le nubi infatti diventeranno più compatte e porteranno precipitazioni nelle aree interne delle due isole, mentre l'instabilità maggiore la ritroveremo a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, in particolare sulle Alpi, specie quelle del Trentino e del Piemonte, e anche qualche nube più compatta sulla dorsale appenninica. In un contesto comunque per lo più soleggiato che farà sì che l'aumento delle temperature massime sarà consistente in particolare sulle aree centrali e settentrionali, meno su Puglia e Basilicata. La giornata di domani vede l'instabilità crescere, in particolare sulle Alpi, anche con qualche isolamento temporale, specie sulle Alpi centrali, piogge che ritroviamo nel pomeriggio anche sull'Appennino tosco-emiliano e una nuvolosità più che altro fatta di velature sulle regioni meridionali. Le velature però diventeranno più compatte, le nubi diventeranno più compatte sempre sulle due isole maggiori, con un'alternanza di nubi sulla Sardegna. Prima mattina è prevista questa precipitazione per poi scomparire e le piogge si sposteranno completamente sulla Sicilia. Anche in questa giornata le temperature crescono, ma questa volta i settori interessati sono quelli adriatici, meno invece presente l'aumento delle temperature sul nord-ovest e sulle isole maggiori, anzi scenderanno di qualche grado. La giornata successiva vedrà ancora la presenza di piogge al nord, sempre nelle ore più calde della giornata, e di una nuvolosità maggiore sulle regioni centro-meridionali, seppure in forma di velature, quindi nuvole alte ed estese, senza precipitazioni, se non qualche pioggia in più, sempre nelle ore pomeridiane. Temperature in ulteriore aumento per questa giornata, si attesteranno intorno ai 25-26 gradi, un po' di più nelle grandi città. Bene, è tutto per questa appuntamento. Grazie per l'attenzione e ci rivediamo dopo le 9.